Disoccupazione stabile e ai minimi storici nell'area euro. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, a giugno 2022 il tasso di disoccupazione destagionalizzato è pari al 6,6%, stabile rispetto al mese precedente e in calo dal 7,9% di giugno del 2021. Nell'intera UE il tasso è calato al 6%. Eurostat stima che nell'Unione Europea a giugno sono poco meno di 13 milioni di disoccupati, circa 2,3 milioni in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. In controtendenza la disoccupazione giovanile, in lieve aumento su base mensile sia nell'UE che nell'area dell'euro. Rispetto a giugno 2021, però, i giovani senza lavoro sono circa mezzo milione in meno. Il settore del trasporto aereo riparte con decisione. Tra gennaio e giugno 2022 il volume dei passeggeri è 4 volte quello dei primi 6 mesi del 2021. Sono ancora distanti le condizioni pre-pandemia, ma la tendenza appare positiva. È quanto emerge dai dati del primo report semestrale elaborato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. E rispetto all'anno scorso si registra un incremento dei passeggeri trasportati del 314%, più che raddoppiati anche i movimenti, ovvero il numero di decolli e atterraggi negli aeroporti italiani. ENAC ha elaborato un'apertura delle principali direttrici del traffico di linea e charter al fine di segnalare quali siano le aree che stanno trainando maggiormente la ripresa e, al contrario, di quelle che evidenziano ancora un consistente gap rispetto al traffico registrato sino al 2019. Nel complesso, i dati dicono che mancano circa 20 milioni di passeggeri all'appello per pareggiare il risultato dell'ultimo anno pre-Covid, un meno 23,5% rispetto al primo semestre del 2019. Il risultato è comunque condizionato dai primi mesi dell'anno, in cui erano ancora in vigore stringenti restrizioni per poter volare. A trainare la ripresa, oltre al mercato domestico, c'è il boom di partenze e arrivi dalle Americhe, ma anche la ripresa dei collegamenti con le destinazioni ad est dell'Europa, Medio Oriente e Asia. Complessivamente, il numero di passeggeri trasportati da e verso destinazioni extraeuropee totalizza un più 588%. Il mercato dell'auto usata è sempre più in crisi. Gli oltre 226.000 passaggi di proprietà annotati dal PRA a luglio diminuiscono del 18,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Tuttavia, per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 200 usate nel mese di luglio, con l'alimentazione a gasolio sempre preferita. Aumentano invece gli acquisti di ibride ed elettriche, in rosso anche i motocicli, in calo del 6,7%. È quanto emerge dall'ultimo bollettino Autotrend, pubblicato online dall'ACI, secondo cui il mercato è in tracollo nei primi 7 mesi del 2022. La statistica evidenzia anche l'andamento delle radiazioni dal PRA, fondamentali per analizzare l'evoluzione del parco circolante. A luglio diminuiscono del 33%, fermandosi poco sopra le 86.000 unità. Per ogni 100 vetture nuove ne sono state radiate 76 a luglio e 81 nei primi 7 mesi dell'anno. Non va meglio per le due ruote. Dall'inizio dell'anno le radiazioni sono diminuite del 28,2% per i veicoli in generale, arrestando di fatto il rinnovo del parco circolante in Italia. La stretta creditizia sul costo del denaro da parte della BCE, un aumento dello 0,50% in più, costerà tanti soldi a famiglie ed imprese. Bisogna considerare ad esempio chi negli anni scorsi ha contratto un mutuo con tasso variabile, quindi pagherà di più. Ma non soltanto, le famiglie e imprese che da settembre si approcceranno alle banche per ottenere prestiti e mutui subiranno un bel salasso. Dobbiamo dire che in effetti l'aumento si assesterà intorno al 3%.